Salve a tutti e benvenuti sul canale di coltivazione biologica. Siamo qui nell'azienda agricola Diversamente Fattoria di Giovanni Fantozzi e parleremo oggi di pacciamatura e consociazioni nell'orto. Vediamo un po' come questo terreno è stato pacciamato e allo stesso tempo consociato. Ok, buongiorno a tutti e grazie per la visita. Allora, pacciamatura e consociazione. Partiamo da alcuni concetti chiave. La copertura del suolo è uno di quegli elementi che noi osserviamo negli ambienti naturali, che è determinante per mantenere e salvaguardare il suolo e tutta la microbiologia e la microfauna che lo caratterizza e lo anima. Andiamo nello specifico. In questo lotto, diciamo, dell'orto, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una doppia pacciamatura in alcune linee consociate con piante diverse. Innanzitutto è il lotto che ho dedicato alle alcune delle curcubitacee, che è la famiglia, diciamo, delle zucchine, dei cetrioli e anche angurie, meloni, zucche e così via. In questo caso abbiamo tre file dedicate alle zucchine che sono, possiamo vedere, consociate con il mais e con i girasoli. Io ho fatto una precedente semina con mais e girasoli. Dopo la germinazione è una settimana, diciamo, di crescita, sono andato a trapiantare le zucchine. Questo elemento è determinante per capire una delle questioni chiave delle consociazioni. Cioè, la consociazione, come dicevamo anche in precedenti appuntamenti, è, diciamo così, una tecnica, possiamo chiamarla, che prevede di mettere insieme delle colture nello stesso, diciamo, metratura quadrata, che si aiutano e che permettono, diciamo, di valorizzare lo spazio a livello produttivo. In questo caso, appunto, il mais ci darà anche del frutto, ma in questa specifica consociazione, mais e girasoli sono stati seminati per evitare di perdere lo spazio, oppure per valorizzare lo spazio che c'era fra una zucchina e un'altra, che sono delle piante che hanno bisogno di un po' di spazio, quindi diciamo che si trapiantano tra i 60 e gli 80 centimetri nella fila l'una dall'altra. Siccome abbiamo qua una irrigazione a goccia, che cosa succedeva? Che l'ala gocciolante dava l'acqua anche tra una zucchina e un'altra. Per evitare che si perdesse quest'acqua, io ho fatto queste semine per valorizzare lo spazio. Ok? Quindi questa consociazione ha questo genere di funzioni. Rispetto alla pacciamatura utilizzata, si può notare come è stata utilizzata una doppia pacciamatura, per cui la zona del camminamento e parte del letto di semina è stato coperto con un telo, una pacciamatura, diciamo, con un telo, questo qua retato, e poi tutta la zona invece inerente ai trapianti e le semine è stata coperta con del fieno spontaneo che avevamo qua posto in trinciatura delle zone limitrofe all'orto, poi l'abbiamo fatto seccare e utilizzato come pacciamatura. Qual è concretamente l'utilizzo, diciamo, il valore aggiunto di una pacciamatura in un orto? Il primo fra tutti è quello, diciamo così, di tenere alla giusta umidità ed evitare l'evapotraspirazione dell'acqua, per cui la copertura del suolo consente un minor utilizzo di acqua. Ma un altro eccezionale vantaggio che si può anche verificare concretamente se vi avvicinate è quello di mantenere una struttura del suolo sempre ben presente, perché evita il surriscaldamento dei primi strati, per cui tutta la microbiologia riesce a rimanere anche in un orizzonte più alto del suolo a lavorare e quindi consente questo processo. Un altro elemento eccezionale, diciamo, a vantaggio di chi utilizza questo genere di tecnica è quello di limitare la crescita delle spontanee. È chiaro che un telo così te la blocca completamente. Una pacciamatura vegetale come quella fatta con fieno conviene farla molto spessa,
ed eventualmente anche post una sarchiatura, che è una pratica che andremo a vedere dopo e che prevede appunto dopo il trapianto una prima attraverso delle piccole lavorazioni con arnesi, con attrezzature che vanno a impattare poco il suolo, consente diciamo di fermare la prima ondata di erbe spontanee che va a nascere successiva al trapianto. Oltre a questo con le zucchine, un'altra consociazione interessante che ha, diciamo, ci dà la possibilità di verificare anche una funzionalità in più della consociazione, è quella fatta qui con i cetrioli, che sono della stessa famiglia delle zucchine, ma hanno la caratteristica, una parte dei cetrioli, alcune varietà, di avere la necessità di un sostegno per arrampicarsi. In questo caso, il mais, che appunto anche in questo caso è stato seminato un po' prima del trapianto dei cetrioli, proprio per dargli la possibilità al cetriolo di trovarlo già grande, potrebbe, perché questo è un esperimento, potrebbe fungere da sostegno ai cetrioli, per cui il cetriolo troverà da aggrapparsi al mais che si irrobustirà crescendo e che consentirà alla pianta o ad alcune piante, a quelle che si trovano il mais vicino, di aggrapparsi al mais, per andare a svilupparsi più, diciamo, in verticale, quindi tenendo su la parte vegetativa aerea. Continuiamo la nostra passeggiata con Giovanni. Ci ha molto incuriosito questa speciale consociazione che ha fatto con i pomodori e che adesso ci illustrerà meglio. Qui però non vediamo facciamatura, vediamo come l'ha pensata Giovanni questa diciamo, consociazione particolare. Sì, allora, rieccoci in tema pacciamatura e consociazione. Allora, in questo lotto qui, quindi dei pomodori solanace, a differenza di quello che abbiamo visto precedentemente, delle cucurbitacee dove c'era telo e paglia o fieno, in questo non abbiamo utilizzato nessuno di questi materiali perché fondamentalmente abbiamo provato a interconnettere la consociazione con la copertura del suolo. In che modo? Veniamo, vieni, avvicinati. Allora, per esempio, in questo primo letto di semina, cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo i pomodori centrali, come poi in tutti gli altri, e li abbiamo consociato al basilico, che sta molto bene, sia in termini, diciamo così, di raccolta, perché quando raccoglie i pomodori, raccoglie il basilico, ci sta per l'insalata. E poi siamo riusciti, siccome avanzavano da un altro lotto, abbiamo inserito anche delle lattughe. Quindi la consociazione in questo caso consentirà di, nello stesso pezzo, diciamo così, metro quadrato di terra, di avere invece che solo i pomodori, anche basilico e lattughe. Rispetto alla questione della pacciamatura, questo genere di consociazioni fatte così, che cosa ti dà la possibilità di fare? Diciamo, nel momento di massimo accrescimento delle piante, verrà dalle stesse piante ricoperto in buona parte il suolo, no? Per cui, cioè, quando crescerà il basilico, che crescerà così, tutta la parte sottostante alle piantine di basilico verrà mantenuta fresca dal basilico stesso. Per cui questo gioverà anche ai pomodori, che avranno un terreno sempre più soffice, meno, diciamo così, secco, e quindi riusciranno un po' a nutrirsi in maniera molto più efficiente. Sì, stesso identico principio, possiamo venire qua a la consociazione con il sedano, che chiaramente ci avrà una struttura vegetale un po' differente, però ha comunque una semina molto fitta, per cui è stato trapiantato tra i 15 e i 20 centimetri l'uno dall'altro, e anche questo riuscirà nel suo momento di massimo accrescimento a mantenere più coperto il suolo senza l'utilizzo né di plastiche né di materiali organici. Un'altra consociazione interessante che possiamo piano piano andare a vedere e che funge da pacciamatura in maniera forse ancora più efficiente di basilico, sedano, qua c'è il prezzemolo, è la lattuga. La lattuga, che ha chiaramente una modalità di accrescimento un po' più a cespo, no? Per cui diventa quasi un piccolo cespuglio, è stata trapiantata con, diciamo così, la strutturazione cosiddetta settonce, cioè diciamo così, con una strutturazione che tende a riprodurre la forma degli si chiamano alveoli delle api, no? Che è la forma che più riesce a ottimizzare lo spazio. Per cui che cosa succederà?
che quando le lattughe saranno tutte cresciute, verrà ricoperto tutto il suolo in maniera omogenea e svetteranno da questo prato di lattughe, svetteranno solamente i pomodori, che chiaramente adesso stanno cominciando a lanciarsi, viste le temperature, e che proprio a brevissimo avranno bisogno di un sostegno, quindi andremo a mettere i pali con dei fili che lo vanno a sostenere. E quindi diciamo che questo è un'altra, sono altre tecniche, altre modalità, diciamo così, di implementazione di principi e di funzionalità che appunto consentono di ottimizzare lo spazio al metro quadrato a livello produttivo con le consociazioni e nello stesso tempo riescono a creare una copertura del suolo verde, quindi una pacciamatura verde. Benissimo, davvero molto interessante questo sistema che hai allestito, cioè di abbinare colture principali come il pomodoro a colture secondarie, quindi una consociazione diciamo favorevole per ottimizzare gli spazi e poi garantire questa copertura vegetale, cioè una sorta di pacciamatura verde senza utilizzare materiali ulteriori. Benissimo, vi ringraziamo per averci seguito, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale, di interagire con noi se vi va, di lasciare un like al video se vi piace e un ringraziamento a Diversamente Fattoria che troverete nella descrizione del video sui loro canali social, Facebook, Instagram e quant'altro. Grazie a voi. Grazie mille.